La Pistoiese prepara con cura il posticipo di lunedì sera Gorgonzola contro il Giana Erminio, formazione di metà classifica uscita con le ossa rotte dal match contro la Cremonese. La formazione lombarda è alla seconda sconfitta consecutiva, avendo perso anche il precedente scontro interno contro il Como. Gli arancioni, che non hanno ancora vinto, tenteranno l'impresa per dare continuità ai risultati utili dopo i pareggi ottenuti contro Prato e Pontedera. L'allenatore Remondina sta provando uomini e schemi per potenziare soprattutto il reparto difensivo, colpevole di subire qualche gol di troppo. Il brasiliano Newton non è ancora pronto per essere inserito in formazione. Tra le possibili soluzioni d'emergenza prende consistenza la possibilità di un arretramento in difesa di Luperini. Per il valo della probabile formazione bisognerà comunque attendere la rifinitura di domenica mattina. Sul momento attuale della squadra ne ha parlato la nostra trasmissione Giovedì Sport il difensore Giusto Priola. Nelle poche azioni subite ogni partita noi prendiamo sempre gol, di cui 5 su calci piazzati, quindi dobbiamo essere ancora più attenti nel cercare di evitare tutte quelle situazioni e mettere maggiore attenzione, perché purtroppo per il momento gira un po' così. L'ambiente non è negativo, nel senso che c'è la consapevolezza di avere delle buone qualità e comunque di poter fare un buon campionato. C'è l'amarezza nel vedere la classifica, comunque, perché sappiamo che potevamo e dovevamo fare qualcosina in più in queste prime giornate, perché potevamo onestamente raccogliere qualche punto in più.